E ora è arrivato il momento di collegarci con la nostra redazione social. Lo spunto ci arriva dalla cronaca, la cronaca che purtroppo ha fatto registrare questa mattina, presto, poco dopo l'alba, l'ennesimo incidente sul lavoro. Ma per saperne di più, per i dettagli, abbiamo Luca Pompei che saluto. Buon pomeriggio, Luca. Buon pomeriggio Paolo, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, bisogna registrare l'ennesimo incidente del lavoro, tra l'altro la vittima è anche una persona abbastanza conosciuta, si tratta della responsabile degli operai del comune di Francavilla al mare. L'incidente è avvenuto intorno alle 6:40, l'operaio era su un cestello e stava riparando un guasto ad un palo della luce danneggiato dal forte temporale di questa notte ed è rimasto folgorato, riportando ustioni di secondo grado sul 90% del corpo. È stato trasferito d'urgenza al Santo Eugenio di Roma. Ad accorgersi dell'incidente, un suo collega che ha sentito le urla e ha chiamato subito i soccorsi. L'uomo è apparso da subito in gravi condizioni e, come detto, è stato reso necessario proprio per le tante ustioni riportate, trasferirlo al Santo Eugenio di Roma, che è un ospedale specializzato proprio per questo tipo di traumi. Dicevamo, l'operaio conosciuto, responsabile degli operai del comune di Francavilla al Mare, tanti messaggi di solidarietà sui social anche da parte dell'ex sindaco di Francavilla Antonio Luciani affinché possa riprendersi al più presto. Abbiamo riportato la notizia sia sul nostro sito che, come vedete, anche sui nostri profili social, dove continuano ad arrivare messaggi di solidarietà per l'operaio del comune di Francavilla. È tutto, Paolo, ti restituisco la linea.